tempo a disposizione, vediamo un po' quanto riusciamo a fare. È più per la nostra amica giornalista. Grazie, gentilissimi. Allora, la chiesa è una chiesa molto tra le più grandi, una delle più preziose per le opere che si trovano all'interno della chiesa. La chiesa nasce così come noi la vediamo nel 500, inizio del 1500, o meglio nel 1494, è la data proprio di inizio dei lavori. C'è anche una targa che ricorda proprio questo inizio del 1494. E da quel momento in poi viene, si incomincia poi a costruirla fino al 1571, quando poi la chiesa viene effettivamente consacrata. Si passa dalla chiesa inferiore, perché c'è una chiesa appunto inferiore, alla chiesa superiore, e uno degli elementi fondamentali di questa chiesa principale delle opere più belle è proprio tutto il pavimento marmoreo con più di una settantina di tombe. Tra queste, una delle più particolari, importanti e preziose è proprio quella di Belisario Corenzio, che ha la particolarità proprio per essere scritta in latino, ma anche ovviamente in greco. Greco perché ovviamente lui, essendo originario della Grecia, ed è anche scritto appunto in queste parole, es Belisarion oi monacoi, quindi i monaci dicono di Belisario, appunto, che viene appunto nato in Arcadia e ha affrescato la città di Partenope, la città di Napoli, e viene paragonato a Protogene, c'è questo nome infatti in basso, Protogene, che è questo pittore di IV secolo a.C., quindi un pittore classico della Grecia classica, quindi un paragone elevato, esattamente. Quella è la scritta in latino? Quella è la scritta in latino, esattamente, questa qui è la scritta in latino, e si dice ovviamente che lui sia morto all'interno di questa chiesa, cadendo poi dalle impalcature, mentre ritoccava gli affreschi. Questa è una cosa di cui però, sì, gli affreschi della volta non sono questi gli affreschi, perché la volta purtroppo crollò nel terremoto del 1732, quindi purtroppo non sono stati conservati. Questi sono quelli di Francesco de Mura nel 1740, quindi realizzati poco dopo. Dall'altro dicono che praticamente lui è andato a ritoccare qualcosa perché qualcuno aveva criticato il suo, criticato il modo in cui avesse, diciamo, realizzato queste opere, quindi per di picca quasi, aveva un carattere un po' scontroso, sì, esatto. Allora è andato lì e era ovviamente una persona già di una certa ormai età, di una certa età, esatto. Questo si dice che poi sia caduto dall'impalcatura, anche se forse questo probabilmente non è vero, perché lui negli ultimi anni di vita non doveva essere neanche a Napoli, probabilmente doveva essere in un paesino vicino a Napoli, cioè si era ritirato a vita privata, quindi è probabile che non fosse più a Napoli, sì. Però insomma questi appunto sono, non si sa esattamente, questa è un po' la leggenda, esatto, un po' la leggenda che fa parte della storia della chiesa. A parte la tomba, di opere di Corenzio qui che cosa c'è? Allora, di opere di Corenzio è rimasto qualcosa, per esempio andiamo a vedere questa cartella. Bellissimo questo pavimento, anche se un po' mal ridotto, pieno di lapidi. Guardate che è pieno di tombe. Sì, in effetti tombe, sì. Sì, il pavimento è veramente qualcosa di spettacolare, un unico, ma del resto di Napoli, almeno conservato in questo modo, veramente. Di Belisario Corenzio si conservano ancora, per esempio, all'interno di questa cappella alcune opere, come in questo caso ci sono i servi appunto di Abramo che vengono mandati da Abramo stesso a cercare una moglie per Isacco, e proprio in questo caso si vede l'incontro in cui le donne appunto vanno al pozzo a prendere l'acqua, a portare la città che si è in alto a destra, e viene incontrata appunto questa donna, le vengono offerte anche appunto le doti, offerte di seguire appunto i servi di Abramo, seguirli per andare a sposare appunto Isacco. In effetti poi lei, la donna, porterà i servi all'interno della tenda, farà conoscere appunto la famiglia, e poi da qui in poi seguirà e sposerà effettivamente Isacco. Lei è l'unica che dà appunto da bere ai cammelli, si vede anche in basso tutto il cammello che sta bevendo. Questa è una appunto delle opere che rimane. L'altra, dall'altro lato c'è invece la scena legata a Salomone e la regina di Saba,
anche in questo caso una, anzi, una scena ancora più famosa, in cui viene anche descritto, comunque viene anche simboleggiata la giustizia di Salomone in alto sulla destra, appunto, sì, con quel personaggio che è impiccato. Quindi sembra quasi un paradosso, però in effetti è il modo con cui viene rappresentato la giustizia di Salomone, che conosciamo tutti, famoso per quella, per la sua equità, la storia, esatto, legata alle due donne che reclamavano il fanciullo per se stesse. Ognuno diceva appunto di essere la madre del fanciullo, e la vera madre poi alla fine si fece da parte, perché l'ipotesi era quella di dividere il bambino in due, ovviamente, per non dividere il bambino in due, cedette, e così si capì effettivamente quale fosse la madre. In alto ci sono ancora delle scene legate all'Antico Testamento, legate per esempio alla morte, come in questo caso, di personaggio che si ricorda ormai si Sara, Giaele, la donna che lo sta uccidendo con un picchetto della tenda, in maniera molto truculenta proprio. Truculenta, così come anche dall'altro lato, scena molto più famosa che si ricorda molto di più per le opere realizzate da Caravaggio, da Artemisia Gentileschi, di Giuditti Oloferno. Quindi eroine donne che... E queste a chi appartengono? Sempre Belisario. Sempre Belisario. Quindi sono scene molto particolari, appunto, che vengono inserite all'interno della partita.